Per vedere quanto un oggetto è caldo o freddo si utilizza il termoscopio, che in pratica è un termometro non tarato. È un contenitore pieno di liquido, per esempio alcol, olio o anche mercurio, con una cannuccia di vetro che misura la temperatura in cui è immerso attraverso il livello che raggiunge questo liquido dentro la cannuccia. Infatti, con il calore che riceve il termoscopio, questo livello si innalza, perché il liquido si dilata, è il fenomeno della dilatazione termica. Se riscaldiamo il termoscopio, vediamo che il livello del liquido sale. Qui vediamo due termoscopi che segnano due temperature diverse, perché si trovano in ambienti diversi, uno più caldo, uno più freddo. Li mettiamo a contatto, questi due ambienti, e vediamo che raggiungono l'equilibrio termico. Vediamo che il calore passa dal corpo caldo al corpo freddo, la temperatura si stabilizza a un valore uguale per i due sistemi e i termoscopi segnano lo stesso valore, questo è l'equilibrio termico. Finora il termoscopio era uno strumento soltanto qualitativo e non quantitativo, cioè non permetteva, fino adesso non ha permesso la misura precisa numerica della temperatura, ma soltanto una misura qualitativa in base al livello raggiunto dal liquido. Per trasformare il termoscopio in un vero termometro, tarato in gradi centigradi, bisogna definire una scala termometrica, quindi una temperatura di riferimento e un'unità di misura. La temperatura di riferimento è quella del ghiaccio fondente, cioè ghiaccio in equilibrio con acqua, a cui assegniamo per convenzione una temperatura di 0 gradi centigradi. Sempre per convenzione, quando poi noi immergiamo il termoscopio nei vapori che si sprigionano dall'acqua bollente, il livello sale e raggiunge un punto che noi chiamiamo per convenzione 100 gradi centigradi. Poi dividiamo in 100 parti uguali il tratto tra 0 e 100 gradi centigradi. E così abbiamo costruito un termometro, cioè abbiamo tarato un termoscopio, che da strumento semplicemente qualitativo è diventato quantitativo e ora è in grado di misurare la temperatura proprio in modo numerico. L'unità di misura è il grado Celsius o grado centigrado.